uscire di là. Thank you.
Se questo ho pagato,
presentare Valentina Persia con un'enfasi diversa, mi sembra di aver capito. Ok, quindi non è più un'attrice soltanto comica, ma è anche una modella, leoncina. Quindi, allora, signore e signori, a breve vedremo la grandissima attrice comica, no, modella, ho detto modella. Quindi, la top model Valentina Persia. Sì, ecco, scusate, no, è regia, io sono un po', insomma, pedante, la base delle modelle che hanno appena sfilato. Io con questo maggio di problemi non posso sfilare. Ah, allora ripresentate, signori e signori, direttamente da Haute Couture di Sorrento, a voi Valentina Persia, base della sfilata, levate sto bublé. Ah, vabbè, Ecco, ah. Sei pronta? Prontissima. Voglio fare tutta questa passerella. Della presentazione siete molto, molto simpatici. Io ovviamente andrò ad alleggerire questo clima di queste bellissime ragazze che devo dire un po' io le invidio. Chi invidia queste ragazze di noi donne? Alzate la mano. Quanti uomini vorrebbero avere accanto queste ragazze? Non fate i falsi. Adesso avete vicino la vostra moglie, non potete alzare la mano. No, Vedo le perché mogli che figurati, tengono braccate le perché mani dei propri compagni. Io sono 6 mesi che sto facendo un corso di portamento, come ho detto, perché la mia fisicità, come vedete, io ho un modello Romina Power, dentro c'entrerebbe pure Albano, perché in effetti sono diventata mamma un pochino tardi, mi sono decisa a 43 anni, a che una signora vicino a casa mia mi ha detto, beh, cioè, grazie! Grazie! Vedo che siete favorevoli alla tarda età, anch'io. Una signora vicino a casa mia mi ha detto, beh, sei decisa un po' troppo tardi. Io ho detto, beh, se mi portavi tuo marito facevo più. Ma fatela affari tua, dico. Ognuno ci mette il tempo che può, solo che poi quando si diventa mamma in tarda età devi fare il conto che quando accompagni i bimbi al nido, le mamme che come te portano i bimbi sono notevolmente più giovani, quindi la mattina se alle 9 devono stare a scuola, tu ti svegli verso le 5 per la fase dell'estate. Io il primo giorno mi sono alzata verso appunto per le 5 di mattina, mi sono tutta inguainata, con un pantalone push-up e avevo le natiche sotto le ascelle praticamente. Mi sono messa tutta strizzata con il reggiseno sopra dei tiranti qui dietro le orecchie che mi hanno fatto tipo un'indiana, devo dire, tutta quanta di un colpo di trucco sotto le palpebre, perché dopo i 40, è inutile mentire, signore, dopo i 40 entrano sì e no due colori che dopo mezz'ora si mescolano tra di loro. Prima dei 40 ce ne entrano una quarantina. L'eyeliner prima dei 40 è una linea dritta, dopo i 40 è il quinto grado della scala mentale. Sono arrivata a scuola sicura di me, quei miei bambini mi guardavano piangendo, dicevano, ma chi è questa? Non è mamma, non mi riconoscevano. Ero vittoriosa, arrivai a scuola con un tacco alto alle 9 di mattina, la bidella, che oggi non si chiama più bidella, ma si chiamano assistenti, mi guarda e guarda i bambini e fa, ma che nonna giovane che hanno preso la rinascita tua, che io da buon romana l'avrei ammazzata. Però ci vuole, quando partorisci dei gemelli ci sono delle fasi particolari che in ospedale
ti dicono: io il primo mese del controllo sono andata in ospedale, sono uscita e ai bambini anche sono già pronti per la moda, perché se sono maschio e femmina come sono i miei bimbi, ovviamente devi mettere un corredino che ti ha regalato la zia di Frosinone, un corredino al maschio azzurro, alla femmina rosa, colori un po' stereotipati che io non amo particolarmente. Io sono uscita dall'ospedale e ho messo ai miei bimbi, ma io ho mai fatto uno spettacolo così, ma alla fine ci avrei colpacci di cose che non è la famiglia. Sono arrivata, uscita dall'ospedale con i bambini vestiti Lorenzo di azzurro, Carlotta con un fiocco rosa che pesava più della bambina. Una signora mi ferma con il passeggino e mi fa: ma come sono belli, sono due maschi. Faccia lei signora, pesa mezzo chilo sto fiocco. Dico, un'altra signora mi ferma e mi fa: oddio, ma che meraviglia, sono due gemelli. Dico, sì, sono due gemelli, sono nati lo stesso giorno. No, il maschio si è fermato un anno perché dice: mi trovo bene, non vorrei abbandonare questa situazione. E invece la più simpatica è stata una signora, perché da Atari, cose diciamo di famiglia, no, che vengono stereotipate, mi guarda e mi fa: ma che meraviglia signora, era il 7 gennaio del 2015 partoriti. Mi guarda e mi fa: sono gemelli, sì, glielo fai il bagnetto tutte le sere? Ma che vanno a zappare la terra? Non le fate queste cose per esibizionismo, i bambini lavateli quando serve, perché poi vi affogate per essere uguali alle altre. I bambini quando è inverno, piccoli piccoli, si lavano una volta a settimana, come facevamo noi. Ma perché voi quando vi lavavate, vi ricordate quando vi lavavano? Noi ci lavava mia madre, eravamo cinque figli, siamo tuttora cinque figli, il sabato finita a scuola se t'acchiappavano ti lavavano. Perché tocca vedere se t'acchiappavano, perché noi scappavamo perché il bagno eravamo proprio di quei gatti, per l'acqua avevamo una riduzione immediata. E mi ricordo che l'acqua non si cambiava. Si risparmiava, signora, non c'era tutta questa moneta, questo giro si lavorava, si risparmiava, usciva, entrava il primo, usciva il primo, entrava il secondo, usciva il secondo dalla vasca, entrava il terzo, usciva il terzo, entrava il quarto e il quinto, mia nonna all'ultimo si faceva i fanghi. Però la nonna è arrivata a 98 anni, signora, ed è campata. Adesso anche per esempio il biberon è un aggeggio difficile da usare, no? Una volta si dava la tettarella comune, anzi c'erano le baglie una volta, quando la mamma non aveva il latte, faceva allattare la vicina di casa, no? A volte anche al vicino, dipende, insomma, per chi produceva, è vero. E mi ricordo adesso, no, il biberon, se giri a destra esce più latte, giri a sinistra ne esce meno, lo metti in mezzo, così e così, antirigurgito, antisoffoco. Quando ero piccola io, mia madre faceva un buco alla tettarella, ci metteva dentro pasta e fagioli. Tu mangiavi così fino a 18 anni perché il piatto così non si lavava, capito? Erano altri tempi. E poi c'è una menzogna che si usa in Italia, quella che si dice che i bimbi quando nascono sono tutti belli. È una bugia questa, bisogna essere sinceri, diretti. Quando sono nata io, dopo quattro fratelli maschi, disse a mia mamma: mamma, ma io com'ero? A parte il fatto che mia madre a ogni parto ha partorito da sola, oggi gli uomini vengono ad assistere al parto, fanno vedere che sono uomini alla moda, vicino alla donna, accompagnano la donna al corso preparto, ti mettono la mano sulla pancia e ti aiutano a respirare, loro lo fanno teneramente nell'orecchio. Che io con due gemelli l'ho guardato, dico: soffia un altro conto e basta quanto mi hai gonfiato, dai, gonfiami un altro conto dirigibile. Direi che quando nascono mio padre, invece tutti i parti di mia madre andava a caccia. Mia madre da sola, in ospedale con una zia che ha assistito a tutti i parti di mia madre. Mia madre andava a caccia, per rito scaramantico, tornava con delle beccacce qui con il fucile. Mia madre, permettetemelo, l'ultimo figlio ha guardato mio padre che entrò in sala operatoria con la cartucciera e disse: l'unico uccello a cui devi sparare è quello. Fallo adesso perché io non te sopporto più, è finita la vita mia. Dico: mamma, ma io com'ero quando sono nata? Mia madre mi ha guardato e mi ha detto: tua zia guardò dentro la culla. E io gli dissi: zia, com'è? Mia zia guardò dentro la culla, mi guardò, guardò mia madre e gli disse: si farà. Ma per i primi mesi in giro non la portare. Vabbè, ma non si ride sulle disgrazie altrui, non si è neanche simpatici in questa atmosfera così idilliaca. Mia madre mi portava in giro con una carrozzina e mi metteva una coperta fino alla testa per non farmi vedere da nessuno. Un giorno una signora fermò mia madre e disse: signora, ma quanto è bella. Mia madre si gonfiò, disse: oddio, ma lui la piace. Dice: l'ha fatta lei. Mia madre: ma chi l'ha fatta? Con l'uncinetto, diceva la copertina. Dico: ma puoi fare i complimenti alla copertina? Però sono cambiati i tempi. Parlate con i vostri figli e soprattutto
fate le fotografie. Non ci sono più case con fotografie al muro, perché oggi si fanno fotografie con il cellulare. Sì, scusate, l'ero dimenticata da sta parte. Cioè, no, perché qui sento che c'è nessuno. Anzi, troppo facile parlare con voi, perché oggi il cellulare lo usano tutti, cara, bello scrivano che c'è qui con una bella vetrinetta. La signora qui sulla sinistra mi sta ascoltando, quindi parlo anche con lei. E quando si è piccoli, si oggi tutti i bambini hanno il cellulare è un attrezzo che, devo dire, ci isola, perché oggi si mettono degli auricolari all'orecchio e quindi il cellulare non c'è bisogno più di portarlo alla mano. Ma io sono arrivata oggi a Sorrento, ho visto delle scene che la gente parla e tu non capisci con chi parla, perché non ha niente in mano. C'era un ragazzo vicino a un cespuglio che faceva come stai. Ma con chi sta parlando? Se sento un po' giusto per io. Ma chi sono problemi? Chi sono problemi, vedi? Però devo dire che come arrivo nella napoletanità, nella centralità della campagna, devo dire che avete una marcia in più. Io sono arrivata a Sorrento, una signora mi ha fermato in mezzo alla gente, mi ha detto: ma signori, ma voi non siete Valentina Terza, quella che lavora in televisione? Dico: sì signora, sono io. Ma non sapete che siete meglio da viva? Sì, no, da morta non ha essere una prima del tutto. Un'altra mi ha detto: ma lei non è Valentina Terza, è quella che lavora per la televisione? Dico: sì, un altro paio di rate e l'ho finita. Poi ha cominciato a lavorare con la lavatrice, la lavastoviglie. Ma ho visto una scena meravigliosa. Mi trovai a Napoli circa una settimana fa, ero in piazza Plebiscito, dove c'era un vigile urbano che stava lavorando, e si avvicinò a questo vigile urbano una signora con un bambino per mano per chiedere ovviamente un'informazione. E premetto che il vigile era rinomatamente un cacaglio palpoteo. La sapete? No. Tanto la dicevo lo stesso. No, perché è vecchia. L'urbano si avvicina a questa signora e dice: scusate signor vigile, ma per andare in Diamante, il vigile: signore, voi dovete prendere questa strada qua, no? Dovete girare là, la prima a destra, signore dovete passare sotto il tunnel, signore la prima a sinistra, che via d'arte. Arrivederci. Dopo due secondi la signora con il bambino allo stesso vigile: scusate signor vigile, ma come avete detto? Il vigile: signore, voi dovete prendere con questa strada qua, no? Dovete girare là, la prima a destra, signore dovete passare sotto il tunnel, signore la prima a destra che è via d'arte. Arrivederci, arrivederci. Dopo due secondi, stessa scena, stessa signora con lo stesso bambino: scusate signor vigile, ma come avete il vigile? Basta. È la terza volta che ve lo ripeto, ancora non avete capito. E la signora: no, io ho già capito, ma la creatura che dice: mamma, come dice bello, facci vedere. Ma io vedo, signore, ci vediamo più tardi, buon proseguimento. E ancora un applauso alla bravissima Valentina. Brava. E allora proseguiamo con la moda, Patrizia, è il momento di Vittorio Camaiani.